Francesco si alza in piedi e saluta i pellegrini e i fedeli presenti numerosi in piazza San Pietro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi ci parla del legame che c'è tra il Signore e ciascuno di noi. E per farlo Gesù utilizza un'immagine tenera, un'immagine bella, quella del pastore che sta con le pecore. E la spiega con tre verbi. Le mie pecore, disse Gesù, ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Tre verbi, ascoltare, conoscere e seguire. Vediamo questi tre verbi. Anzitutto le pecore ascoltano la voce del pastore. L'iniziativa viene sempre dal Signore. Tutto parte dalla sua grazia. È Lui che ci chiama alla comunione con Lui. Ma questa comunione nasce se noi ci apriamo all'ascolto. Se rimaniamo sordi, non ci può dare questa comunione. Aprirsi all'ascolto, perché ascoltare significa disponibilità, significa docilità, significa tempo dedicato al dialogo. Oggi siamo travolti dalle parole e dalla fretta di dover sempre dire e fare qualcosa. Anzi, quante volte due persone stanno parlando e una non aspetta che l'altra finisce il pensiero, la taglia a metà cammino e risponde, ma lasciala parlare bene, non c'è ascolto. Questa è una cosa, un male del nostro tempo. Oggi siamo travolti dalle parole, dalla fretta di dover sempre dire qualcosa. Abbiamo paura del silenzio. Quanta fatica si fa ad ascoltarsi. Ascoltarsi fino alla fine. Lasciare che l'altro si esprima. Ascoltarsi in famiglia. Ascoltarsi a scuola. Ascoltarsi al lavoro. E persino nella chiesa. Ma per il Signore anzitutto occorre ascoltare. Lui è la parola del Padre e il cristiano è figlio dell'ascolto, chiamato a vivere con la parola di Dio portata di mano. Chiediamoci oggi se siamo figli dell'ascolto, se troviamo tempo per la parola di Dio, se diamo spazio e attenzione ai fratelli e alle sorelle, se sappiamo ascoltare, che l'altro si esprima fino alla fine, non tagliare. Chi ascolta gli altri sa ascoltare anche il Signore e viceversa. Sperimenta una cosa molto bella, ciò che il Signore stesso ascolta. Ci ascolta quando lo preghiamo, quando ci confidiamo con Lui, quando lo invochiamo. Ascoltare Gesù diventa così la via per scoprire che Egli ci conosce. Ecco il secondo verbo che riguarda il buon pastore. Egli conosce le sue pecore. Ma ciò non significa solo che sa molte cose su di noi, le sa. Conoscere in senso biblico vuol dire anche amare. Vuol dire che il Signore, mentre ci legge dentro, ci vuole bene, non ci condanna. Se lo ascoltiamo, scopriamo questo, che il Signore ci ama. La via per scoprire l'amore del Signore è ascoltarlo. Allora il rapporto con Lui non sarà più impersonale, freddo o di facciata. Gesù cerca una calda amicizia, una confidenza, un'intimità. Vuole donarci una conoscenza nuova e meravigliosa, quella di saperci sempre amati da Lui e quindi mai lasciati soli a noi stessi. Stando con il buon pastore si vive l'esperienza di cui parla il Salmo. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Soprattutto nelle sofferenze, nelle fatiche, nelle crisi che sono buio, no? Lui ci sostiene attraversandole con noi. E così proprio nelle situazioni difficili possiamo scoprire
di essere conosciuti e amati dal Signore. Chiediamoci allora: io mi lascio conoscere dal Signore? Gli faccio spazio nella mia vita? Gli porto quello che vivo? E dopo tante volte in cui ho sperimentato la sua vicinanza, la sua compassione, la sua tenerezza, che idea ho io del Signore? Il Signore vicino, il Signore buon pastore. Infine il terzo verbo: le pecore che ascoltano si scoprono conosciute, seguono. Ascoltano, si sentono conosciuti dal Signore e seguono il Signore, che è il loro pastore. E chi segue Cristo, chi cosa fa? Va dove va Lui, sulla stessa strada, nella stessa direzione. Va a cercare chi è perduto, si interessa di chi è lontano, prende a cuore la situazione di chi soffre, sa piangere con chi piange, tende la mano al prossimo, se lo carica sulle spalle. E io mi lascio amare da Gesù e da lasciarci amare passo a amarlo, a imitarlo. La Vergine Santa ci aiuti ad ascoltare Cristo, conoscerlo sempre di più e seguirlo sulla via del servizio. Ascoltare, conoscerlo e seguirlo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Tra le figure di anziani più rilevanti nei Vangeli c'è Nicodemo, uno dei capi dei giudei, il quale, volendo conoscere Gesù ma di nascosto, andò da lui di notte. Nel colloquio con Gesù, con Nicodemo, emerge il cuore della rivelazione di Gesù e della sua missione redentrice, quando dice: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Gesù dice a Nicodemo che per vedere il regno di Dio bisogna nascere dall'alto. Non si tratta di ricominciare da capo a nascere, di ripetere la nostra venuta al mondo, sperando che una nuova reincarnazione riapra la nostra possibilità di una vita migliore. Questa ripetizione è priva di senso. Anzi, essa svuoterebbe di ogni significato la vita vissuta, cancellandola come fosse un esperimento fallito, un valore scaduto, un vuoto a perdere. No, non è questo nascere di nuovo del quale parla Gesù, è un'altra cosa. Questa vita è preziosa agli occhi di Dio, ci identifica come creature amate da Lui con tenerezza. La nascita dall'alto, che ci consente di entrare nel regno di Dio, è una generazione nello spirito, un passaggio tra le acque verso la terra promessa di una creazione riconciliata con l'amore di Dio. È una rinascita dall'alto, con la grazia di Dio. Non è una rinascita fisica, un'altra volta. Nicodemo fraintende che questa nascita e chiama in causa la vecchiaia come evidenza della sua impossibilità. L'essere umano invecchia inevitabilmente, il sogno di una eterna giovinezza si allontana definitivamente, la consumazione è l'approdo di qualsiasi nascita nel tempo. Come può immaginarsi un destino che ha forma di nascita? E Nicodemo pensa così e non trova il modo di capire le parole di Gesù. Questa rinascita cosa è? L'obiezione di Nicodemo è molto istruttiva per noi. Possiamo infatti rovesciarla alla luce della parola di Gesù nella scoperta di una missione propria della vecchiaia. Infatti, essere vecchi non solo non è un ostacolo alla nascita dall'alto di cui parla Gesù, ma diventa il tempo opportuno per illuminarla, sciogliendola dell'equivoco di una speranza perduta. La nostra epoca e la nostra cultura, che mostrano una preoccupante tendenza a considerare la nascita di un figlio
come una semplice questione di produzione e di riproduzione biologica dell'essere umano, coltivano poi il mito dell'eterna giovinezza come l'ossessione disperata di una carne incorruttibile, perché la vecchiaia è in molti modi disprezzata. Ma perché è disprezzata la vecchiaia? Perché porta l'evidenza inconfutabile del congedo di questo mito che vorrebbe farci ritornare nel grembo della madre per ritornare sempre giovani nel corpo. La tecnica si lascia attrarre da questo mito in tutti i modi. In attesa di sconfiggere la morte possiamo tenere in vita il corpo con la medicina e la cosmesi, che rallentano, nascondano, rimuovono la vecchiaia. Naturalmente una cosa è il benessere, altra cosa è l'alimentazione del mito. Non si può negare però che la confusione tra i due aspetti ci sta creando una certa confusione mentale. Confondere il benessere e altra alimentare il mito dell'eterna giovinezza. E si fa tanto per riavere questa giovinezza sempre, ma tanti, tanti trucchi, tanti interventi chirurgici per apparire giovani. Mi viene in mente le parole di una saggia attrice italiana, la Magnani, quando le hanno detto che dovevano togliere le rughe, e le dice: no, non toccarle, tanti anni ho avuto per averne, non toccarle. E questo, le rughe sono un simbolo dell'esperienza, un simbolo della vita, un simbolo della maturità, un simbolo di aver fatto un cammino. Non toccarli per diventare giovani, ma giovani di faccia. Quello che interessa è tutta la personalità, quello che interessa è il cuore, e il cuore rimane con quella giovinezza del vino buono, che quanto più invecchia più buono è. La vita nella carne mortale è una bellissima incompiuta, come certe opere d'arte che proprio nella loro incompiutezza hanno un fascino unico, perché la vita qua giù è iniziazione, non compimento. Veniamo al mondo proprio così, come persone reali, come persone per sempre, che progrediscono nell'età ma sono per sempre reali. Ma la vita della carne mortale è uno spazio e un tempo troppo piccolo per custodire intatta e portare a compimento la parte più preziosa della nostra esistenza nel tempo e nel mondo. La fede che accoglie l'annuncio evangelico del Regno di Dio, al quale siamo destinati, ha un primo effetto straordinario, dice Gesù. Essa consente di vedere il Regno di Dio. Noi diventiamo capaci di vedere realmente i molti segni di approssimazione della nostra speranza di compimento per ciò che nella nostra vita porta il segno della destinazione per l'eternità di Dio. I segni sono quelli dell'amore evangelico, in molti modi illuminati da Gesù, e se li possiamo vedere possiamo anche entrare nel regno con il passaggio dello Spirito attraverso l'acqua che rigenera. La vecchiaia è la condizione concessa a molti di noi nella quale il miracolo di questa nascita dall'alto può essere assimilato intimamente e reso credibile per la comunità umana. Non comunica nostalgia della nascita nel tempo, ma amore per la destinazione finale. In questa prospettiva la vecchiaia ha una bellezza unica. Camminiamo verso l'Eterno. Nessuno può rientrare nel grembo della madre e neppure nel suo sostituto tecnologico e consumistico. Questo non dà saggezza, questo non dà cammino fatto, questo è artificiale. Sarebbe triste se pure fosse possibile. Il vecchio invece cammina in avanti,
Il vecchio cammina verso la destinazione, verso il cielo di Dio. Il vecchio cammina con la sua saggezza vissuta durante la vita. La vecchiaia perciò è un tempo speciale per sciogliere il futuro dall'illusione tecnocratica di una sopravvivenza biologica e robotica, ma soprattutto perché apre alla tenerezza del grembo creatore e generatore di Dio. E qui io vorrei sottolineare questa parola, la tenerezza dei vecchi. Guardate un nonno, una nonna, come guardano i nipoti, come carezzano i nipoti. Quella tenerezza, libera da ogni prova umana, che ha vinto le prove umane, è capace di dare gratuitamente l'amore, la vicinanza amorosa di uno per gli altri. E assomiglia tanto, ma assomiglia non dirò, ma apre la porta a capire la tenerezza di Dio. Non dimentichiamo che lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio è così, sa carezzare. E la vecchiaia ci aiuta a capire questa dimensione di Dio di tenerezza. La vecchiaia è tempo speciale per sciogliere il futuro dall'illusione tecnocratica, ho detto. È il tempo della tenerezza che di Dio che crea una strada per tutti noi. Lo Spirito ci conceda la riapertura di questa missione spirituale e culturale della vecchiaia che ci riconcilia con la nascita dell'alto. Quando noi pensiamo alla vecchiaia così, poi diciamo, come mai questa cultura dello scarto decide di scartare i vecchi perché non sono utili? I vecchi sono i messaggeri del futuro, i vecchi sono i messaggeri della tenerezza, i vecchi sono i messaggeri della saggezza di una vita vissuta. Andiamo avanti e guardiamo i vecchi. Grazie.